andando a vedere il nuovo film di Woody Allen, sarà buono, ma speriamo. Orietta Berti. Ancora campo. Commissario. Ebbene, amici fratelli della congrega, anzi, o su, amici fratelli della congrega, ci sta. Diciamo questa intonazione francese, poi quando sarà pubblicata la recensione, che qui vi leggerò, quindi è già pronta, via di pubblicazione, ci sarà il link in description, no, in descrizione. Allora, sono le 12.03 del 7-12-2023, ho visto il nuovo film di Woody Allen, non un granché, non eccezionale, ma non male. Non malvagio, ma ci sono delle malvagità. Allora, c'è questo attore qua, teniamolo d'occhio perché è molto bravo. E rechiamoci sul corvo, no, sul forvo, per ascoltare l'esatta pronuncia. How to pronounce Melville Pau-Pau? No, ascoltiamo dalla donna francese. Una femmale, cioè una femmina, dalla Francia. Melville Poupon. Avete ascoltato? Siamo? Melville Poupon. Quindi questo Melville Pupone? No, Melville Poupon. Grande interprete, d'eccezione. Par excellence, excellence. Allora, oggi recensiamo il nuovo e atteso, acclamato, ma a nostro avviso, così come seguentemente spiegheremo, pluralis maiestatis, no? In modo un po' sopravvalutato, opus di Woody Allen, ovvero sia un colpo di fortuna che nel sottotitolo per la distribuzione italiana tramite Lucky Red ha conservato il titolo originale, ovvero sia Coup de chance. Questa è la pronuncia, la Pino si deve sentire, coup de chance. Presentato fuori concorso all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato molto applaudito, un colpo di fortuna da confondere ovviamente col pressoché omonimo film di Neri Parente del 2013, con Christian De Sica. Colpi di fortuna, quindi non un colpo di fortuna, due colpi tra colpi, qua ce ne sono parecchi di colpi da maestro. Allora, però, dura 1 ora e 40 minuti godibili. Minuto più, minuto meno, sofisticati perfino adrenalinici, compatti secondo il consueto stile impeccabile di Allen, molto stratificati nella loro intelaiatura colta e citazionistica, forse irrisolta e imperfetta, pur nella sua fascinosa amalgama stratificata, è una pellicola di pregio e degna di nota. Sebbene sottolineiamo subito, a scanso di equivoci, ben lontana dai suoi film migliori e in vero non propriamente memorabile. Scritto naturalmente dallo stesso Allen, e compare anche la scritta in francese, no? Scritto e diretto in francese, quindi come si dice? Allora, poi scorreranno delle immagini, vedrete. Così come sempre è avvenuto e avverrà, a meno che purtroppo tale film da noi seguentemente disaminato non rappresenti davvero cupamente la sua ultima opera cinematografica a causa delle motivazioni oramai a noi tutte note e conosciute. Un colpo di fortuna è stato girato interamente a Parigi. Sì, tranne un paio di scene, ma a differenza, per esempio, di Midnight in Paris. Lei in Paris, si dice in Paris o in Paris? Diciamo in Paris, dove c'era la Torre Eiffel, ed altre recenti pellicole d'Allen filmate in Europa, in città straniere rispetto alla sua amatissima New York. Comunque la Torre Eiffel qui non si vede, questo film. Allora, New York natia, dapprima, come sappiamo, sua location prediletta e imprescindibile, e il suo primo film in assoluto girato da cima a fondo in lingua francese. You understand? Questo è inglese, invece. You know, you know, you know. Allora, conosciamone la trama, da me esplicatavi. You understand? Ma che brillantezza che ha nella dizione, nella recitazione, questo falò. Un falò alla Teteu Le Bocco, che significa Le Bocco, Nucas. Allora, Fanny e Jean Fournier
rispettivamente i Cannati, e anche qui la pronuncia è difficilissima, Dallou, Delage, insomma, e Melville Poupaud, quello di Jean du Barry, la favorita del re, vivono all'apparenza indissolubilmente felici, reciprocamente ed economicamente appagati in un lussuoso appartamento parigino, al che un bel giorno, per le classiche imponderabili fatuità esistenziali e fatalità del destino impreviste, Fanny rincontra Alain, questo qui che ha avuto un bel cul nella vita, perché era il fidanzato di Virginie Fira e c'è una scena, un film in cui tocca di qua e di là tutte le sue cosce e lecca anche la figa. Eh sì, andata contro là. Questo Nils Schneider, che secondo me ci ha dato dentro anche con questo Louis Delage e tutte le sue gambe allargate. Comunque, non allarghiamoci troppo. Allora, un suo ex compagno di liceo, divenuto romanziere di successo, insomma, conduce quella che lui definisce una vita bohémienne, però si attorno sempre di donne molto buone. Helen è un cane, Cagnesco è un alano, Helen, Alain Delon, comunque c'entra Alain Delon, vedete, perché questo Schneider qua è il figlio di Romy Schneider, quello della piscina, tutta allagata, no, Schneider che stava con Alain Delon. Alain Delon. Allora, Alain non ha mai celato il suo atavico innamoramento per Fanny e nuovamente durante il loro incontro apertamente glielo riconfida di tutto cuore e glielo dà. Eh sì, glielo dà come? Nel frattempo Fanny comincia a stancarsi della sua vita alto borghese a base di incontri vacui. Ci vuole un riempitivo, qualcuno che riempia lì, cosa? E frivoli all'insegna della mondanità, e qua sono alleniano, c'è un umorismo da parte mia, no? Più inconsistente e meno emozionalmente stimolante. Questi incontri, cosicché Fanny inizia a stimolarsi, come? Allora inizia una relazione adulterina con Alain. Il suo tradimento verrà scoperto da Jean, che questo Jean è ispirato al famoso Jean Valjean, dei Miserabili, no, non è lui. Poi c'è anche quel pornatore, Jean Valjean, a cui piace molto il pornatore, la Valjean, no? Ma la pronuncia è corretta di questo Valjean. Allora, inoltre, Jean, questo è Jean Fournier, allora, you understand, il quale afferma di essere uno stimabile, integerrimo ricco che aiuta a sua volta i ricchi a diventare ancora più facoltosi, cioè più ricchi per non creare la ripetizione, il cui reale lavoro, vi avevo detto, è quello di Jean du Barry, uno che ha un titolo regale o reale. Voi per Natale che cosa regalerete? Nessun presente, però farete almeno il presepe, che non ci sono i soldi per i regali, quindi Natale a Casa Cupiello, allora, il cui reale lavoro persino a noi spettatori rimane abbastanza misterioso, ignoto. È davvero il marito ideale, l'uomo premuroso, responsabile, delizioso, amabile, irreprensibile che vorrebbe apparire? Che cosa nasconde in verità sotto la coltre della superficie più insospettabile? Poi è un uomo superficiale, diciamocelo, forse più di uno scheletro nell'armadio. Uè! Allora devi indagare il commissario, falò! E qui si va a parare anche su agenzie investigative. Forse questo si doveva recare a qualche agenzia matrimoniale, perché il matrimonio stava andando a puttana. No, andiamo avanti. Allora, che cosa funziona in questo film? Fotografato superbamente dall'esimio veterano premio Oscar nostrano, Vittorio Storaro, quello di Apocalypse Now, L'ultimo imperatore, Reds, premi Oscar meritati, oramai cinematografo prediletto di Allen, no, di Allen, da Fast Society in poi, suggestivamente per l'appunto evocativo delle atmosfere bellamente crepuscolari, leggermente malinconiche ed eleganti. Qui ci sta la D eufonica, no? Perché non c'è un'altra D, la D di Domodossola, c'è la L. La L di lei si è preso la laurea, cioè di laurea. No. Allora, cromaticamente superiore rispetto alla Ruota delle Meraviglie, Wonder Wheel, nel quale Storaro, a nostro avviso, si sbizzarrì eccessivamente in color correction improprio e pacchiano, un colpo di fortuna, coup de chance, oltre che figurativamente e visivamente ammaliante, con espliciti richiami alle luci e ad alcune atmosfere, potremmo dire, di Eisenstadt e abbacinanti, in senso ovviamente figurato, quindi al di là dell'apparato figurativo, no? Per quanto concerne la scrittura puntuale, con geniali colpi alla Allen, questo è francese, non alla con due L, tutto attaccato, alla Allen, te lo confondo con Alain, you understand, dei tempi d'oro, specialmente nei primi 3 quarti d'ora, ove con squisita accortezza, dopo il suo veloce incipit scintillante sotto ogni punto di vista, mantiene omogeneo un ritmo veloce, al contempo sensazionale, per brillantezza e pacata leggerezza, dolce, molto dolce. In virtù anche di una magnetica bellissima e graziosa, questa è buona, Luther, ed uno strepitoso Poupon, che non sbaglia minimamente una sola espressione. Poupon, questo è colpo di fortuna, coup de chance. Allora, che cosa non funziona in questo film? Secondo me, tutto il secondo tempo, ora vi dirò.
Colpo di fortuna, però, da soave romantic movie e divertente commedia degli equivoci, svagata e morbidamente avvolgente, vacilla appena macabramente in bocca alla pericolosa strada della detection, da anomalo e grossolano mystery thriller, con scialbi echi all'Agatha Christie, misto alla Poirot poche volte davvero ironica e ficcante. Poiché se in misterioso omicidio a Manhattan, per esempio, Allen mantenne una tensione costante e magistralmente scandita, unendola coerentemente a situazioni credibili, pur nella loro paradossale e contraddittoria incredibilità e istrionica strampalataggine assoluta e a prima vista assurda, comunque è una commedia dell'assurdo, chissà, coniugandola al dilettevole, questi sono coniugi coniugati, quindi, no, più vivamente e anche visivamente, forse perché questo storaro poi svolato, no, ritmato ed esilarante, quivi o ivi, insomma, qui, poi tracolla insensatamente, peccando non solo quella, bensì sovente in maniera vistosa, scadendo infatti in leziosità, in troppi scambi di battute e telefonate, inciampando per di più in incongruenze imperdonabili e in sciocchezze narrative che oggettivamente non stanno in piedi. Allora, dunque, in conclusione, Colpo di fortuna si lascia vedere volentieri, sì, certamente intrattiene, emozione. E consuetamente emozioni, induce a riflessioni non banali, ma il secondo tempo è molto moscio, abbiamo detto. Ma cambiando immantinente il registro, sceglie una strada non consona alle corde alleniane, divenendo non poche volte improponibile e ridicolo in senso negativo. Impeccabile nella messa in scena, con attori, ribadiamo, fra cui è da citare anche Valéry Capeschi, no, questa è Le Mercier, nei panni drammati di Fanny, ottimamente diretti con bravura, sono bravi, da Allen, che è un bravissimo direttore d'orchestra, no, d'attore, ecco, anche loro non falliscono un colpo, quindi, questi attori. Coup de chance è nonostante tutto, senza ombra di dubbio, la miglior pellicola di Allen, perlomeno dell'ultima decade, figurarsi le altre, no, superiore decisamente a Rifkin's Festival, e qui ci vuole il gentile Sassone, no? E rispetto a quest'ultimo film, meno compiaciuto, maggiormente originale, fresco e arguto, meno pedante, meno arty, con la Y, no? O i greci, che dir si voglia, e più centrato al contempo dolcemente romantico, brioso e veramente architettato in maniera lieve e giammai tediosa. Sì, nel primo tempo, ahi noi. Nel secondo segmento, invece, ci duole dichiararlo tristemente, crolla a pezzi e inanella una serie di gag già viste. Comunque si risposano e lui ridà l'anello a lei, no? E d'imbarazzante inconsueti siparietti scarsamente congeniali. Cosicché, anziché divertire di dark humor graffiante, ampiamente delude e lascia l'amaro in bocca. Peccato, un'occasione semi perduta. Poteva essere veramente un grande film capolavoro, ma si perde. Ci sono delle dispersioni, si disperde, diciamo. Insomma, è un film che non va perso. Imperdibile, però, nel secondo tempo, diciamo così, metaforicamente, è un film perdente. Questa recensione è risultata a voi godibile? Lasciatecelo sapere nei commenti, anzi, non inserite nessun commento, mettete mi piace e andate a fanculo. Questa grande recensione, come sai, fallò.